governo, lo sapete, ha preso, come giusto che sia, nella sua competenza l'uniformità delle decisioni che poi modulerà a livello locale, nazionale. Attendiamo il provvedimento e poi lo valutiamo. Sicuramente la partita è stata rinviata, mi ha chiamato stamattina il prefetto annunciandomi questa decisione che anticipava una decisione nazionale, ma valuteremo caso per caso, si vive di giornata in giornata, di ora in ora. Quindi noi oggi abbiamo il tavolo di monitoraggio, oggi pomeriggio. Quello che posso dire per rassicurare i nostri concittadini che c'è l'impegno massimo H24 non solo ad attuare immediatamente ogni decisione che il governo riterrà di adottare, ma anche di mettere in campo, come stiamo facendo e come abbiamo fatto al primo momento, ulteriori cautele per ridurre il rischio di contagio. Se però posso dire una cosa che reputo fondamentale, sin dal primo momento, io mi sono mosso molto in questa direzione, cioè il tema di ridurre i rischi di contagio è importante, ma ormai è sotto gli occhi di tutti e questo virus gira per il mondo da molte settimane, forse anche di più. Ma credo che oggi veramente la priorità più rilevante è quello di garantire e di non perdere veramente un giorno e un minuto di tempo medici, infermieri, luoghi, posti letto per reparti subintensivi, intensivi e rianimazione. È questa la vera preoccupazione. E qua ovviamente non può che rilevarsi forse quello che per tanto tempo è stato detto e sottolineato, quanto è importante i presidi e la sanità pubblica nel nostro paese, adesso ce ne stiamo accorgendo. Quindi adesso credo che veramente governo e regioni devono mettere in campo, perché in quel modo si garantisce la tranquillità dei medici e degli operatori e la tranquillità dei pazienti e dei potenziali pazienti di un'epidemia. Cioè di questo stiamo parlando. Il resto sono tutte misure che verranno adottate, conterranno, ridurranno, ma siamo di fronte, diciamo, al non è il prevalente. Il prevalente oggi è capire quanti posti letto effettivi questo paese ha e ha bisogno nel caso in cui il virus si dovesse allargare. Fatto questo, ci sarebbe anche molto meno panico, perché ci troviamo di fronte a un virus importante, ma che può essere sconfitto. L'umanità ha visto di peggio. Adesso invece abbiamo a che fare anche con un panico che non si era mai registrato e che sta producendo dei danni, ma non solo economici e sociali, dei danni in generale davvero devastanti. Perché poi non dimentichiamolo, giusto per dire, che si stanno rinviando operazioni, cioè ci sono persone che non si riescono a curare perché tutto l'impianto nazionale è stressato dal coronavirus. Adesso ci si sta accorgendo, forse quando si facevano delle battaglie in cui ci opponevamo alla chiusura dei pronti soccorso e dei presidi di salute pubblica, non era battaglia ideologica, ma era una battaglia a garanzia della salute dei cittadini, che è il primo forse bene comune di una comunità mondiale, nazionale, e in questo caso, parlando di sindaco, mi riferisco alla comunità cittadina, ovviamente. Sindaco, secondo lei è giusto dividere il territorio nazionale in tre zone? No, non mi chiedete queste. Allora, io credo che la maggior parte delle decisioni vengono prese in base alle valutazioni tecniche. Cioè io credo che in questo momento il governo, così come anche noi viviamo delle decisioni a livello locale, sono molto modulate a seconda delle valutazioni fatte dagli organi tecnici, quindi innanzitutto il personale medico e scientifico, di fronte a un virus che non è ancora conosciuto nel dettaglio, che non c'è il vaccino e la preoccupazione è quella di che il contagio possa aumentare. Come dicevo prima, non c'è la possibilità di contenerlo nella maniera adeguata da un punto di vista di posti letto, però io mi sento anche, continuo a sentire la necessità, ma non per dire una frase di maniera in cui non credo, ma ci credo veramente, che bisogna fare corretta informazione, corretta prevenzione, ma io continuo a vedere un eccesso di panico ingiustificato, che rischia di travolgere il paese, anche dal punto di vista della salute, perché non vi scordate che questa ondata di panico produce anche effetti comunque sulla salute, non è che non abbiamo altre patologie in questo momento che si aggirano per il paese. Quindi cerchiamo ognuno che si informi, adotta le cautele necessarie, prova a fare una vita ordinaria e proviamo a pressare tutti affinché chi ha il dovere, non la possibilità, il dovere di farlo, garantisca più assistenza e più posti letto. E poi, se posso dire un'altra cosa, voglio esprimere la mia totale
vicinanza e solidarietà ai medici e al personale infermieristico del nostro paese e napoletano in particolare, parlando da sindaco, perché in condizioni davvero difficili stanno ogni giorno prestando assistenza a decine e decine e decine e decine di persone che si recano al pronto soccorso, in particolare nel caso nostro il Cotugno, che devono essere assistite, che bisogna fare i tamponi, ci sono persone che al primo raffreddore si recano al pronto soccorso, è una situazione davvero complicata, e magari c'è quello che ha l'infarto e che non trova l'ambulanza, quindi ci troviamo di fronte a una situazione davvero dove ognuno, a cominciare da me, la comunicazione, le informazioni, i mass media, ognuno deve cercare di fare in maniera equilibrata il suo mestiere al meglio, perché è qualcosa che l'umanità, diciamo, non aveva conosciuto nel mondo dei social e della comunicazione così rapida, quindi dobbiamo, penso, fare, io sono, continuo a essere, come dire, nella condizione di mandare questo tipo di messaggio. Ulteriore segnalazione, adesso attendiamo, io mi sento 3 volte al giorno per avere i dati aggiornati, a tutta stamattina noi continuiamo a non avere casi autoctoni nella nostra città e nella nostra regione, cioè significa che sono tutti persone infettate da migrazione nordica, quindi questo è importante perché significa che, insomma, la cosa è contenuta e speriamo che rimanga sempre così, e con le cautele che le persone devono adottare senza panico, ecco, si abbassa il rischio di contagio. Poi se ci mettono la serenità di sapere che ci sono i posti letto a sufficienza, io credo che si può stare ancora più sereni, soprattutto le persone che hanno immunodepresse, le persone che hanno altre patologie, hanno pure il diritto di vivere giorni per quanto è possibile tranquilli e non con quell'ansia che al primo starnuto che gli viene magari non tengono il posto letto in cui doversi recare. Quindi allo Stato cerchiamo di dare un'informazione di questo tipo. Noi cerchiamo di fare il nostro, ma allora, ci chiede per esempio l'ospedale del Mare, una cattedrale del deserto, vuoto, è là completamente vuoto, e lo so che è una competenza regionale, non voglio, non è il momento delle polemiche, lo dico contro il mio lavoro, ma però se sappiamo un po', ripeto, questa situazione non io, ci si può arrivare, allora, perché adesso, se non c'è la macchina è un problema adesso, non è il momento appunto, sì, delle polemiche, non è il momento delle polemiche, però è il momento delle sottolineature. Quindi la sottolineatura che io faccio, ma l'ho fatta dal primo momento di questa vicenda, il primo incontro che abbiamo avuto, ho chiesto quanti posti letto abbiamo, quanti reparti di ospedale, quanti subintensivi, quanti terapie intensive e quanto rianimazione. Sono pochi, questo è il tema. Quindi se sono pochi, evidentemente perché nel corso degli anni ci sono istituzioni che hanno tagliato sulla sanità pubblica, ma questo non penso che lo, però lo scopri e te ne accorgi, la gente se ne sta accorgendo adesso. Quindi cogliamo questo momento drammatico per l'Italia, per il mondo, per investire da ieri, non da domani, da ieri, per creare medici, infermieri, posti letto, in modo che stiamo tutti più tranquilli, anche perché dobbiamo affrontare non solo il coronavirus, ripeto, non è che le altre patologie sono fermate, ci aspettiamo un attimo, c'è il coronavirus, adesso tutte le altre patologie si fermano e non aggrediscono gli esseri umani, non ce la facciamo. Quindi questo è il tema. Finalmente si è capito che quando si parla di pubblico, quando si parla di bene comune, quando si parla di salute, in questo caso chi lo ne parlava a ragion veduta, come dire, perché c'è necessità, esigenze per curare tutti in modo indistinto, i ricchi e i poveri, i cinesi e gli italiani, gli europei e gli africani. Questo è un paese giusto, democratico, che garantisce diritti a tutti.